Ciao a tutti, iniziamo questa nuova esperienza in questo periodo molto complesso, ma può diventare anche un'occasione per inventarsi nuovi modi di evangelizzare, di fare catechesi e soprattutto di vivere la fede in famiglia. Queste ore, questi giorni che passeremo più insieme possono essere veramente l'occasione perché i genitori, i familiari, vivano e trasmettano la fede alle nuove generazioni. Ogni settimana abbiamo deciso con l'area di evangelizzazione di fornirvi del materiale che troverete sul sito della diocesi, diocesidifoligno.it, per preparare la catechesi della settimana, della domenica. Partiremo proprio dal Vangelo della domenica. Troverete quindi una cartella con il materiale per i piccoli, per i grandi, soprattutto per voi genitori e per i catechisti. Ecco, sarebbe bene che foste proprio voi i protagonisti dell'evangelizzazione. Noi vi daremo degli input che voi potete riprendere, potete rielaborare, potete utilizzare, personalizzare per trasmettere e vivere la fede in famiglia. Anche questo video che tra poco, o questa attività che tra poco faremo, sarebbe bene che i catechisti la riprendessero e la personalizzassero per i propri gruppi o che i genitori ugualmente la utilizzassero per i propri gruppi. Vi invitiamo, ecco, magari a trovare un cubo con delle preghiere che si possono utilizzare durante la giornata. Ecco, su ogni facciata i ragazzi possono scrivere una preghiera che si possa utilizzare a pranzo, a cena, prima di andare a dormire o prima dei momenti di preghiera. Così come sarebbe bello che ogni famiglia recitasse il rosario o almeno una decina del rosario insieme per chiedere la presenza di Maria di accompagnarci in questo periodo. Come vi dicevo, troveremo una cartella con dei giochi o delle preghiere per i più piccoli, così come adesso vi mostrerò un'attività che si può fare tranquillamente in casa, dove i più grandi genitori possono proporla ai più piccoli o che i catechisti tramite video possono fare indirettamente ai propri ragazzi. Il Vangelo di domenica prossima è il Vangelo della Samaritana. Siamo al capitolo 4 del Vangelo secondo Giovanni. Questa terza domenica di Quaresima, lo Spirito Santo ci porta al pozzo di Giacobbe, dove Gesù tutto solo incontra questa donna e soprattutto questa donna straniera particolarmente chiacchierata. Al centro del Vangelo, che possiamo leggere al capitolo 4 del Vangelo secondo Giovanni, a un certo punto c'è una frase, Gesù che dice a questa donna a cui ha chiesto l'acqua di andare a chiamare suo marito. E la donna risponde: non ho marito. E Gesù gli dice: hai detto bene, non hai marito, e quello che hai ora non è tuo marito. Quindi 5 più 1, 6. Mancherebbe il settimo sposo, quello che completa veramente la sete d'amore, la sete di felicità che ha questa donna, forse peccatrice pubblica. Allora, giochiamo utilizzando degli oggetti che potete tranquillamente trovare in ogni casa, che sono dei bicchieri possibilmente trasparenti e sette liquidi, o meglio 6 più 1, proprio per spiegare ai ragazzi che nella nostra vita c'è una sede dovuta all'umanità, dovuta al desiderio di Dio, ma dovuta anche nostra aridità, al nostro peccato, dovuta alla storia, all'infelicità. Pensiamo a quello che ci manca in questi giorni, a quanto lo cerchiamo di vero e di buono. Il cuore di ogni uomo, di ogni donna c'è questa sete. E l'uomo cerca in tutti i modi, l'essere umano cerca in tutti i modi di riempire questo vuoto, di colmare questa sete. Ecco, proviamo a giocare, cercando di spiegare ai ragazzi e a noi stessi come si comporta il cuore dell'uomo.
Iniziamo per esempio con un buon bicchiere di tè, è una sostanza buona, dolce. Ecco, noi cerchiamo la nostra sete di dissetarla con delle sostanze caloriche, nutrienti, dolci. Il problema di queste esperienze troppo dolci, troppo caloriche, che invece di dissetarci aumentano la nostra sete. Ecco, magari questa donna ha iniziato un'esperienza dolce, ma non ha fatto altro che aumentare il suo vuoto, aumentare il suo desiderio. Questo succede anche a noi. Allora possiamo provare con altri tipi di esperienze, che possono essere magari bevendo olio diventa una purga. Cerchiamo qualcosa di non dolce, magari di più nutriente, di più calorico ancora, di più forte, ma diventa un'esperienza quasi disgustosa, quasi vomitevole. Come vedete, questi tutti i prodotti sono tutti commestibili, ma non tutti riescono a riempire il vuoto che abbiamo. Così come l'olio è buono, sano, dalle parti nostre particolarmente pregiato e prezioso, ma non riesce a dissetarci. Così come noi facciamo tante esperienze che però non ci aiutano a colmare questo vuoto. Facciamo esperienze belle, costose, anche ricche, però non riesco. Nella vita poi magari proviamo diversamente, questa terza sostanza che è dell'ottimo sagrantino di Montefalco, buonissimo, costosissimo anche questo, non disgustoso come l'olio, buono, ma rischioso. Rallegra, però rischia anche di inebriare, ecco, di ubriacarci. Molto spesso nella vita noi facciamo esperienze che più di che nutrirci ci ubriacano. Non ci fanno pensare, ci distraggono, ci addormentano, ci stordiscono, e può essere anche le ore e ore che rischiamo in questi giorni di passare davanti alla televisione, che passiamo davanti a internet, invece di coltivare un pochino l'interiorità, la profondità, le relazioni vere. Queste sono ore preziosissime, magari per parlare con i nostri figli, parlare tra di noi, magari interrogarci anche tra sposi. Approfittiamo in tutti i modi di questo digiuno di attività per nutrirci non di solo pane, ma di qualcosa di più profondo. Un'altra sostanza, visto che il vino non funziona, possiamo provare con qualcosa invece che ci svegli, è l'aceto. Solo che l'aceto veramente è quasi una droga, cioè un eccitante, uno stordente, è veramente disgustoso. Tante volte noi facciamo queste esperienze per rabbia, esperienze buone che diventano acide, acidissime, asprissime. Erano dell'ottimo vino questo che ora è diventato aceto. Quante esperienze abbiamo cercato per svegliarci e invece di svegliarci ci hanno stordito, ci hanno portato fuori dalla realtà. Ci hanno svegliato, però allo stesso tempo ci hanno nauseato tutti gli eccessi un po' che ci possono essere nelle nostre esperienze, così come magari possiamo cercare soluzioni in una buona birra, dissetarci di una buona birra, qualcosa di più, potrebbe essere una birra, uno spumante, qualcosa di frizzante, ma che ci gonfia e non ci disseta. Ecco, ci fa girare la testa, ma non ci rende felici. Ci fa fare un brindisi, 5 minuti di allegria, ma dopo stiamo peggio di prima. Tutte quelle esperienze flash che ci sono, ecco, nella nostra quotidianità, nell'acquisto delle cose, nell'avere un gioco di cui ci stufiamo subito, e ci riempiono, ma non d'aria, ecco, non ci riempiono di sostanza come la birra, con tutte le conseguenze che la birra e le sostanze gassose producono al nostro organismo, possono procurare alla nostra anima. Quindi poi invece di tirare fuori il meglio di noi, tiriamo fuori il peggio di noi. Altri invece cercano, magari, di risolvere la loro sete con un buon bicchiere di latte, parzialmente scremato, quindi con delle esperienze parziali, mediocri, medie, che non buone, anche queste sicuramente buone, non fanno male, ma non fanno neanche bene, cioè nel senso ti lasciano un po' come ti trovano. Ti aiutano a mandare giù biscotti, ti aiutano
altre sostanze, ma non sono la panacea, non sono una soluzione. Nessuno di noi si disseta col latte, ci impasta la bocca e c'è anche effetti, altri effetti collaterali. Cose buone, ma che assolutamente non risolvono. E allora resta solo quello che dice Gesù: io l'acqua viva. C'è solo una sostanza che veramente ci disseta ed è l'acqua trasparente, incolore, inodore, un po' come Dio, che sembra non vedersi, non assaporarsi, non toccarsi, no? Non avere colore, però effettivamente è l'unica cosa che disseta nella nostra, il nostro corpo, così come Gesù è l'unica cosa che disseta la nostra anima. Gesù dice: io sono l'acqua viva. E alla vita verrai e non avrai più sete, esaurirà per te in eterno, avrai la vita eterna. Ecco. Noi ci stiamo preparando la Pasqua a ricevere dalla croce squarciata acqua e sangue. Ecco, dal suo costato c'è un fiume d'acqua viva che disseta il nostro desiderio di felicità, di comunione, ora anche di salvezza, di salute e di pace. Ecco, la Quaresima ci mette all'alta da tutto ciò che può essere buono, ma non ci disseta, ma allo stesso tempo il Vangelo, la Quaresima, ci indica dove andare a trovare acqua viva. Buona catechesi, buona Quaresima, i prossimi video ovviamente saranno più corti perché non avranno l'introduzione. Ricordo che questa è rivolta ai genitori che possono rielaborarla e ai catechisti, che sarebbe bene che la personalizzassero con il loro volto, perché i ragazzi vi riconoscano, sentano la vostra voce, vi sentano vicini e non abbandonati in questo periodo. Buona Quaresima, buona Pasqua a tutti, siamo insieme nella preghiera, abbiamo speranza, il Signore è con noi, non siamo soli, andiamo verso la liberazione, andiamo verso la Pasqua, andiamo verso la salute, verso la salvezza. Ciao a tutti.